15:09 minuti di questo mercoledì 30 di settembre 2020. Qui sono le 15:09 minuti. Ecco, in North Lì Carolina. Sono le 9:09 minuti del mattino, perché esatto. Ci colleghiamo con Curtis Waters. Hi man. Hi. How you doing? Hi, how are you? I'm great, how are you? Noi stiamo bene. Very well, thank you. So, first of all, your real name is very difficult for us to pronounce. So, yeah. Help us, please. Yeah. So, yeah, my full name is Abhinav Bastakoti, but my friends call me Abhi. 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 Okay, okay. Abhi, yeah. Abhi è più semplice di... Aspetta. Abhinav Bastakoti? Yeah. You have such an interesting story. I mean, you have traveled, moved from place to place. Tell us something about that. Yeah. So I was born in Nepal in 1999. I lived in India with my family. Then we moved to Germany. And then... I lived in Canada for 7 years and I'm here in America now. Yeah. Wow. Cioè, un giretto da nulla, allora, hai capito? È nato in Nepal nel 99, sì. Poi si è trasferito in India, poi è andato in Germania, poi è andato in Canada e adesso vive a Cary in North Carolina. Hai capito? È uno dei giovani più interessanti del panorama, che comunque si è presentato con una canzone che ha dei riferimenti anche un po' old school, no? Tra l'altro io volevo anche sapere se hai intenzione di così magari cambiare città adesso che sta avendo tutto questo grande successo. So you're based now in North Carolina, not that your career is flying. So are you planning to move to another city, another state, or I don't know. I want to kind of just live in random places. Like, I'm not really thinking LA. Like, I want to go to Indonesia for a bit. I want to go to Switzerland, just like random locations, just get a house and just hide away and make music, you know. Have you ever been in Italy? Italy, no, maybe that's a place I should look into as well. That'd be fun. Allora, ha detto che in realtà non è che, cioè, vorrebbe muoversi così un po' a zonzo, andare in vari paesi del mondo, insomma, in Italia non è mai stato, quindi chissà, anche in Italia potrebbe essere la prossima location. Io sono molto curioso di sapere invece com'è nata la canzone Stunning. Tell us something about the song Stunning. I mean, wow. Yeah. Did you expect that kind of success? How does it... No, absolutely not. Even close, not even close. I made that song almost as a joke for me and my friends, just for us to laugh and just giggle. And I thought, you know, when I was promoting it, maximum maybe 1 million people will ever see it. And now it's like over a million a day, every day. It's like, oh my God, I don't know. I'm not good at math. I wasn't good at math in school, so I don't even know how any of this works. I don't know anything. Ha detto che una canzone è nata in realtà quasi per gioco, una cosa che così aveva fatto per gli amici, per riderci su, e non si aspettava. Ha detto al limite arriverà a 1 milione totale di visualizzazioni, invece qui parliamo di 1 milione al giorno, quindi insomma un successo strepitoso. Ce l'ascoltiamo. E direi di sì, se ancora non avete capito di chi parliamo, Curtis Waters. Stunning. Curtis Waters, che è collegato con noi tramite Zoom dal North Carolina. Hai capito? Sì. Hai capito. It started out as a joke, but right now it's pretty serious, right? Yeah, it's definitely changed everything about my life. Yeah. Cambiato tutto nella sua vita, adesso è diventata una cosa seria. Anche perché lui ha pronto un album che uscirà il prossimo 9 di ottobre. You have an album coming out in October 9th, right? So tell us more about October that. October 9th. October 9th, Pity Party album. It's an album I produced in my room here, or in my college dorm room. Wrote it, you know, everything is like a very personal thing. It's a bit different from this song, in my opinion, because this song is more like silly and funny, and I think most of my other songs in the album are like more personal, more dealing with like I don't know, just emotions and things like that, you know what I mean? Mm-hmm. Yeah. When did you wrote the songs? I mean, during, I don't know, this pandemic or right before that? No, I actually was in college this past year, and then I dropped out, and when I came back home, I was working at like a minimum job wage and a minimum wage job, and I was like trying to figure out what to do with my life. And when I was like at this point where I dropped out and I didn't know what to do, I like wrote this entire album this whole year, you know. And I was trying to get back on my feet, trying to figure out what the next step is, and just trying to make this music stuff work out. So I actually wrote this whole album before Stunning came out, before I had any success, when I was so worried if anything would ever work out. Yeah. Allora, lui in realtà le canzoni dell'album le aveva scritte già ancora prima di Stunning, quindi so, è una preparazione che va indietro nel tempo, ben prima della pandemia. Lui stava tornando dal college a casa
si era messo a scrivere queste canzoni, aveva un lavoro, insomma, cercava di capire cosa fare della sua vita con questa grande passione per la musica, e ha scritto queste canzoni che faranno parte dell'album che si intitola PD Party, che esce il prossimo 9 di ottobre, l'album di debutto di Curtis Waters, che diceva: mentre Stunning è un episodio più frivolo, più anche scemino, insomma, l'ha definito, però insomma nell'album ci sono varie tematiche molto molto più personali, ecco, che ha voluto. Beh, io sono molto curioso, se ci seguite in radiovisione sul canale 36 del digitale 736 di Sky, lui dietro ha dei quadri che sono molto naif, no? Vorrei chiedergli se li ha fatti lui, no? Le immagini che vediamo. We are looking at you, we see some pictures around. Yeah, this. Did you make that? Yeah. Did you paint it? I did a bit of it. Those are old album covers and stuff that I've made, like mixtapes and stuff. Uh-huh. I was just looking at that too. Once Pity Party comes out, I'm gonna have to move these down and add another album cover. Okay. Oh, yeah. You have to make room also from some trophies, some, you know. Oh yeah, yeah. I think golden plaques, platinum plaques, you know. Yeah. Allora sì, sono tutte cose che ha fatto per le copertine dei suoi mixtape. Adesso ha detto che adesso che esce l'album deve togliere tutto perché ci deve mettere, insomma. Sì. Dell'album e poi magari i dischi d'oro e quello di platino. Lo salutiamo. Thank you so much, guys. Thank you, Curtis. Ciao, thank you so much. See bye. You in Italy. Bye bye. Grazie. Grazie bye. Mille quindi a Curtis Waters. Lo aspettiamo ovviamente qui in Italia appena arriverà.